Ciao a tutti amici YouTube, bentornati al vostro Jimbo. Siamo tornati, finalmente, poco tempo è passato, su Pokémon Rubino, perché dobbiamo assolutamente finire questa serie. Anche se siamo tipo a metà e quindi ci manca ancora un pokerrimo. Però va bene, andiamo avanti. Allora, questa è Forestopoli. Di case particolari non mi ricordo che ce ne siano. Semplicemente, allora, innanzitutto questo qua che cosa vuole? Sente odore di bruciato ed è uno scemo. Vivere insieme, non me ne frega niente. C'è un tipo che mi c'è un tipo, dicevo, che cazzo, che mi dovrebbe insegnare una mossa. A proposito di Pokédex, sì, hai conosciuto Rocco anche te? Va bene, Rocco nazionale lo conoscono tutti. Sì, dai. Un altro tipo che vuole fare un commento sul mio cazzo di Pokédex? No, prego, ditemelo pure. Ecco, questa signora. Mi sa che questa qua mi insegna qualcosa, tipo introforza. Destra, sì, indovinato. Proviamo un'altra volta. Qua no. Sinistra, no, peccato. Allora, proviamo. Questa qua mi insegna introforza. Destra, poi sarà destra e poi sinistra. Ok. E adesso un'altra volta a sinistra, cioè sinistra. Ok, magnifico, adesso ci insegna introforza, giusto? MT10, ok. Introforza, esattamente, varia a seconda del Pokémon. Io introforza ancora non ho capito l'utilità, perché veramente è una mossa del tutto casuale. E a meno che ci sia qualcosa dietro, però vabbè. Questo qua vuole, questa qua vuole un Pikachu, lo vuole scambiare con uno Skitty, vabbè. Allora, la palestra si trova qua sotto. La palestra si trova qua sotto, però come ben vedete, se andiamo giù c'è qualcosa che ci blocca il cammino, qualcosa di invisibile blocca il cammino. Quindi la timeline, possiamo dire così, del gioco ci dice di andare avanti. Praticamente andiamo avanti, battiamo gli allenatori di questa via e in particolar modo portiamo avanti il nostro caro amico Manectric, perché ci servirà tantissimo nella palestra di Forestopoli, perché è la palestra di tipo volante. Annuncio una cosa però, che è la seguente, ovvero la palestra di tipo volante sarà un pochettino difficile da battere, perché l'ultimo Pokémon della capopalestra, che non mi ricordo come si chiama, non me lo chiedete, ha Altaria. Altaria è un tipo volante drago, quindi le mosse di tipo elettrico sono efficaci solo per uno, al contrario dei Pokémon volanti puri, che sui quali le Pokémon di tipo elettrico valgono per due, sono super efficaci. E quindi semplicemente ci portiamo avanti il nostro caro amico Manectric, e poi ci portiamo avanti anche Matap, perché vediamo un attimino, perché alla fine è il Pokémon più forte che abbiamo. Quindi ok, questi qua ancora una volta ci vogliono battere, ci vogliono sconfiggere, ma tanto non ce la fanno, dai, forza un po'. Allora, Magneton e Loudred, ok. Noi invece abbiamo i due signorini, che sono secondo me i due Pokémon più forti che abbiamo per ora. Comunque, tiriamo giù una bella scintilla su Loudred e colpo di fango su Magneton, che toglie per 4, quindi Magneton lo skilliamo per forza. Ecco, mentre Loudred, guarda un po', ha una difesa della Madonna a quanto pare. Magneton muore, perché muore per forza, esattamente. E vabbè, Loudred vuol dire che morirà con un bel attacco rapido. Semplicemente. Oh, Matap sale a livello 33. Tra poco Matap, tra pochissimo Matap si evolverà, ed è una grandissima figata questa cosa qua. Attacco rapido e pistolacqua, va bene così, dai. Ce la leviamo in questo modo, in that way. Ok, molto bene. Fantasticherrimo. Ok, questa sì, con una lotta sì, va bene, dai, va bene. Ciao. Ciao, sì, va bene. Ancora una volta siamo qua a dire, io le interviste non le voglio lasciare. Ecco, sono un autodidatta che lavora in anonimo, forza. Quindi, porca puttana, ma sono appena entrato nell'erba e viene fuori un cazzo di Zigzagon che rompe le palle. Madonna santa, mi fai fuggire almeno? Scampato pericolo, meno male. Meno male. Oh, questo qua è di solito, quelli con i capelli così sono i chitarristi, che di solito hanno i Pokémon di tipo elettrico e i Pokémon di tipo volante. E quindi questo qua è Uccellaio, quindi Pokémon di tipo volante. Swablu, che è la pre-evoluzione
del nostro amico Altaria, e Swablu ancora è abbordabile perché è di tipo volante e basta. Quindi tu te ne vai a fanculo, bravo bimbo, bravissimo, sei proprio un bravo bambino quando vai giù così. E nulla, quindi vediamo di andare di qua, dovremmo incontrare Rocco esattamente e dovrebbe darmi il demoscopio. Dammi il demoscopio, dammi dai il demoscopio, dai. Ecco, allora usi il demoscopio. Spaventato, attacca. Ok, molto bene. Ok, adesso vi insegno una cosa contro i Keklion. I Keklion hanno un'abilità che si chiama cambia colore. Praticamente se io utilizzo una mossa di tipo elettrico, il nostro amico Keklion, che è di tipo normale, diventa di tipo elettrico. Dopodiché potete batterlo tranquillamente semplicemente switchando il vostro Pokémon. Quindi in questo caso ci verrebbe utile un Pokémon di tipo terra, in quanto l'unica immunità, l'unica debolezza che hanno i Pokémon di tipo elettrico sono, è appunto il tipo terra. Quindi noi adesso buttiamo dentro Matap e gli buttiamo giù un colpo di fango della Madonna, che poi se non dovesse morire Keklion diventa di tipo terra e possiamo utilizzare una mossa di tipo acqua per renderla ancora una volta super efficace. Quindi alla fine con Keklion diventa tutto quanto un gioco di... sì, alla fine diventa un gioco di squadra. E niente, quindi questo Rocco in questo momento esattamente ci dà il demoscopio, con il quale possiamo finalmente... come cazzo si dice? Ah, intanto lui usa volo. Con il quale possiamo finalmente rintracciare il Keklion che ci blocca la strada davanti alla palestra. Quindi noi ritorniamo indietro perché la palestra la battiamo per forza, perché sennò non possiamo utilizzare volo, e volo è una mossa veramente molto 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 comoda. Facciamo una cosa del genere, qualcosa di invisibile blocca il cammino, io uso il demoscopio, viene fuori un cazzo di Keklion ed è la stessa cosa. Ah, se ne va, va bene, ok. Noi adesso facciamo riposare i nostri Pokémon però, perché direi che è il caso di far riposare i nostri Pokémon. Dopodiché entriamo nella palestra di tipo volante, che non è brutta, però non è neanche questo grandissimo spettacolo, diciamo. L'ultima palestra, no, non l'ultima palestra, quella di Tail e Pat, ovvero la palestra di tipo psico, secondo me è una delle migliori perché è tipo figherrima. Poi mi ricordo che c'è tipo la palestra a Ceneride, che è un rompicapo della Madonna. Come è un rompicapo anche la Torre dei Cieli, ovvero dove si trova il nostro amico Rayquaza, che sono cazzi pure là. Però vabbè, dai, non è né una delle migliori né una delle peggiori. Tu sei il nostro caro amico ciuffo, che sei uguale in tutte le palestre. Quindi, dai, forza un po'. Iniziamo ad uccidere Pokémon uccello a cazzo di muzzo. E non so se ce la faccio a fare tutta la palestra in questo episodio, sapete? Magari mi fermo, se capita, se succede che non ce la faccio, mi fermo davanti alla capopalestra e poi nel prossimo video batterò il capopalestra, la capopalestra, e andremo, ci faremo il percorso per andare verso Porto Alghepoli, che è la città dove ti vendono tutte le MT più forti del gioco, tra le quali Iperraggio, Tuono, Borra, Vampata e Focobomba. Un bizzica la gola. Quindi, ah, Alice si chiama la signora, la signorina, la capopalestra. Allora, tu tiri dentro uno Swablu, io tiro dentro un Manectric. Stavolta faccio... io allora fino a quando posso uso Onda Shock, perché Fulmine mi serve per colpire pesante quel cazzo di Altaria di merda che romperà le balle non poco. Quindi vattene giù, ok, bravo bimbo. Anche se la tattica contro Altaria potrebbe essere utilizzare due volte attacco rapido in modo da indebolirlo alquanto. E poi... allora un attimo. Posso fare così? Così, ok, va benissimo. Lo indebolisco con due attacchi rapido, attacchi rapidi, e poi posso utilizzare fulmine. Se utilizzo fulmine con Altaria che non è full vita, molto probabilmente riusciamo a shottarlo senza che la capopalestra utilizzi noiosissime ricariche totali, iperpozioni, superpozioni e quant'altro. Quindi ecco, esattamente, lui ci copia la tattica.
ma a noi non ce ne frega un cazzo e lo buttiamo giù lo stesso. Che poi tra l'altro non sono passato per il Pokémon Market, perché io non so come sono messo a livello di cure mediche. Non ne ho idea. Allora, questo è un po' più tosto da battere, quindi direi che uso Scintilla a questo punto. Ok, vai giù, dai. Dai che te ne vai giù lo stesso. Bravo, bimbo. Scendi giù. Bravo, Svello. Dai, vai giù. Ok. Va benissimo. E dopodiché, non mi ricordo gli altri Pokémon della signorina. Comunque, molto probabilmente avrà... uno Svello ce l'avrà di sicuro. Uno Svello ce l'avrà di sicuro, perché senza Svello che cazzo devi fare? Non fai l'allenatrice di Pokémon volanti. E basta. Quindi adesso lottiamo, perché non c'ho più niente da dire. Madonna, senta, madonna. Ah, oggi è uscito il voto di uscita della mia maturità. E praticamente sono uscito con 80, che è una madonna per me. È veramente tantissimo. Non me l'aspettavo. Anche perché uno che dice funny moments e che dice che la seconda guerra mondiale è iniziata nel 42, cioè veramente ancora un po' e non esci, però a quanto pare sono stati bravi e buoni, anzi forse troppo buoni, e mi hanno meritato per qualcosa che a quanto pare ho dimostrato di sapere. E vabbè, sono le fortune della vita, e comunque 80 mi piace. 80 mi piace veramente tanto. Pelipper! L'avete già visto Pelipper per caso? È bellissimo Pelipper. Protezione, wow. È da tantissimo tempo che non vedevo lo sprite di protezione fatto in quel modo. Vabbè, comunque muore lo stesso. Anche se Pelipper c'ha una difesa della madonna. Dovrebbe, e invece no, perché abbiamo fatto brutto colpo. E quindi se ne va giù lo stesso. Ciao Pelipper. Oh, ok. Poi bravo bimbo. E ha avuto la meglio, ciao. Salute. Dobbiamo svolgere, mamma mia, che termini colti, questo rompicapo, che è facilissimo. Ok, a posto. Siamo arrivati alla capopalestra? Ah, minchia, non pensavo che fosse così corto. Quindi ricarichiamo il nostro amico. Ci abbiamo iperpozione, acqua magica, consiglio di papà. Ah, no, questo non è l'acqua quella da bere, è l'acqua quella, è lo strumento di... come cazzo si chiama lui? Lo strumento di castform che abbiamo preso nell'altra puntata. Ok, va bene, va bene. Comunque, guardiamo un attimo i Pokémon. Manectric e Machamp pronti alla riscossa. Come cazzo ti sei vestita, Alice? Come cazzo ti sei vestita? Tu me lo dici e io ti faccio il commento. Dai. Ah no, però vedi lo sprite quello là spriteoso della lotta non è fatto male. Allora, i livelli, già il livello di questo Svello inizia a preoccuparmi e non poco. Quindi utilizziamo Onda Shock e vediamo a che punto arriviamo. Ah, lo skilliamo così, va benissimo. Va benissimo, se li skilliamo con Onda Shock, cazzo, Manectric sta veramente... Eccolo qua Altaria. L'ha messo subito però. L'ha messo subito e non me l'aspettavo. Quindi utilizziamo i nostri amici. La Madonna, terremoto! Ma raga, ma stiamo scherzando? No, minchia, no. E qua bisogna andare di tattiche qua. Allora, innanzitutto bruciapelo. Ok. Altare nemico tentenna. Adesso proviamo a fare privazione, vediamo cosa succede. Dragodanza non va bene. Dragodanza non va bene. Ragazzi, qua la vedo dura, mi sa che si prospetta la prima sconfitta. Minchia, li tolgo così poco. Si prospetta la prima sconfitta della nostra avventura. Se a Bluruvia, il nostro amico Matap, ci è servito tanto perché ha fatto veramente un gran pezzaccio, a questo punto non so però. Allora proviamo a fare così. Privazione. Aerosalto, questo fa male. Allora, privazione. Ok. Ok, va bene Ariama che utilizzi la bacca cedro. Adesso quella vita riusciamo a toglierla con colpo di fango? Punto di domanda. E chi lo sa. Quindi, allora mettiamo dentro Matamp. Lui utilizza aerosalto, ok. Che toglie tantissimo. E poi usa pure terremoto.
Dai che ti difendi. Sì. Non ha effetto. Ma io sono un coglione. Ma è tipo volante. Che testa di cazzo che sono. Sono un testa di cazzo di quelli proprio madornali. Allora, mettiamo dentro Suello. Lui utilizzerà Drago Spiro, che male. Vacca Cedro, va bene. Chissà se ho i revitalizzanti per Manectric. Rimonta no. Volo. Proviamo a fare volo, vediamo cosa succede. Allora, Suello vola in alto e a noi ci fa piacere. Lui utilizza Drago Spiro, a noi ci fa piacere perché tanto fallisce. Buttalo giù. Madonna santa, che nervoso! Che nervoso! Allora, qua bisogna veramente fare una cosa particolare. Ovvero, ok, i revitalizzanti ce li abbiamo. Mettiamo dentro Manectric. Lui utilizza Drago Spiro, va bene, Suello va giù, perché è giusto che vada giù. A questo punto io metto dentro un tuttofare adesso, perché utilizzo questo turno per ricaricare Manectric. Anche se non mi conviene alla fine. Non mi conviene perché... cazzo. Mi conviene ricaricare Marstomp. E do le super pozioni pure. Cioè non c'ho un cazzo di niente, ragazzi. Ho perso. Ho perso e vorrei dire che ci riproveremo la prossima volta. Mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto. Sono arrivato impreparatissimo. Non pensavo che Altaria potesse utilizzare una mossa tipo terremoto. È tosta perché c'ha un attacco della Madonna. Ma me li sciotta tutti quanti. Poi adesso ho utilizzato pure Dragodanza, che aumenta velocità e attacco. Quindi terremoto è anche una mossa di tipo... una mossa di tipo fisico. Viene definita mossa di tipo fisico. E... poi se ti tira giù anche i brutti colpi, mi dispiace, ma è andata male. È andata veramente molto 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 male. Io posso continuare a fare così. Sì, tu tentenni quanto vuoi, però fino a quando tu sei più veloce di me, il tentennio poi non serve veramente un cazzo. Me li stai buttando tutti giù. Me li stai buttando tutti giù, signori, è andata veramente male. È andata malissimo, sto giro è andata veramente, veramente, veramente male. Terremoto e va giù pure Manectric. Mi spiace e... vabbè, con amarezza in corpo vi dico che questa è la nostra prima sconfitta. E vedrò un attimino di sistemare i Pokémon in qualche modo. E vediamo anche... guardiamo assieme, visto che adesso abbiamo due minutini. Vediamo un attimo che cosa possiamo utilizzare. Perché... allora, ritorno non può fare tanti... non può fare malissimo. Roccio tomba neanche. Anche se può ridurre la velocità. Scusate. Roccio tomba però non so a chi potremmo insegnarlo alla fine. Allora, vediamo un attimo. Estratto NMN, contiene roccio tomba. Allora, la può imparare Ariama, Marshtomp, Trapinch. Trapinch direi che non è un Pokémon da palestra per ora, perché è un Trapinch del cazzo. Potrei insegnarla a Machamp. Potrei insegnarla a Machamp e gliela potrei insegnare al posto di Pistolacqua. Lo potrei insegnare al posto di Pistolacqua a questo punto, perché tanto come mossa di tipo acqua abbiamo Surf 9500. Pistolacqua è semplicemente un Surf molto 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 più debole. Quindi facciamo così, signori. Diciamo addio a Pistolacqua, gli insegniamo Roccio Tomba e vediamo un attimo che cosa può succedere. Quindi l'appuntamento di oggi può finire qua con grandissima amarezza. E la tattica prossima sarà semplicemente un'altra. Io intanto sto salvando il gioco. Quando arriveremo ad Altaria, non so, mi dovrò studiare qualcosa.
mi studio qualcosa e poi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!